Buongiorno a tutti. E certamente sapete che a partire da lunedì 18 di maggio è data la possibilità di riprendere la celebrazione della Santa Messa e anche le altre celebrazioni liturgiche con la partecipazione del popolo. Certamente allora avremo la possibilità di incontrarci più facilmente, di salutarci un po' più profondamente. Nel frattempo però, ecco che desidero continuare questo piccolo segno di vicinanza a tutti voi attraverso questo messaggio che ci ha un po' accompagnato in queste ultime settimane, questo messaggio settimanale. Per dirvi che cosa? In questa quinta domenica di Pasqua, soprattutto volevo riflettere a partire da questa constatazione. Purtroppo ci stiamo accorgendo che quanto era scritto su tanti cartelloni, su tanti spot pubblicitari, andrà tutto bene, in realtà non è del tutto vero. Non tutto è andato bene e non tutto sta andando bene. Prima di tutto perché purtroppo abbiamo avuto tanti morti e quindi tante famiglie che hanno sofferto in modo particolare la perdita di persone care, ma anche perché sono aumentate le persone che soffrono, potremmo dire, di quella malattia che va sotto il nome di solitudine, che comporta anche qui diverse conseguenze negative. E da ultimo, certamente non per importanza, dobbiamo dire che non tutto sta andando bene, perché stanno aumentando i poveri. Le persone bisognose, le persone che non riescono ad arrivare a fine mese in questo ultimo periodo sono aumentate. E di fronte a questa situazione, soprattutto quest'ultima sulla quale vorrei concentrarmi, è come comunità cristiana importante che ci chiediamo, ma allora che cosa dobbiamo fare? La risposta più semplice è che la comunità cristiana deve darsi da fare in maniera molto più consistente, molto più massiccia per aiutare le famiglie bisognose, per dar da mangiare a quelli che non riescono a fare la spesa e per mantenere la propria famiglia. E certamente questo è vero ed è importante, a tal punto è che anche la Caritas diocesana della nostra diocesi di Brescia ha pensato a una iniziativa particolare che va sotto il nome di solidarietà per le famiglie bisognose. A queste iniziative siamo invitati tutti a dare il nostro contributo, perché appunto attraverso l'aiuto di tutti possiamo contribuire a migliorare la situazione di quelle famiglie in questo momento colpite dalla povertà. Tutto importante questo. Anzi, se permettete, dico alle persone che hanno bisogno e che qualche volta, giustamente per certi aspetti, si vergognano di andare alla nostra Caritas a domandare aiuti, possono fare riferimento direttamente a noi sacerdoti e provvederemo nella misura del possibile al loro incontro. Quindi ripeto, è importante questo. Mi ha colpito però quello che dice l'Apostolo Pietro nella prima lettura di questa quinta domenica di Pasqua. Non è bene, non è giusto, è che noi abbandoniamo l'annuncio della parola per il servizio delle mense.
mi ha colpito questo. Mi ha colpito perché con questa parola l'Apostolo Pietro dice: è importante il servizio delle mense, dar da mangiare, ma è ancora più importante la parola di Dio, l'annuncio della parola di Dio. E questo perché noi sappiamo che non è sufficiente aiutare una persona a vivere, bisogna dargli anche i motivi per cui possa vivere e vivere con speranza, con fiducia. Non è sufficiente vivere, bisogna anche sapere perché si vive e qual è il senso della vita. Ecco perché Gesù aveva detto, rispondendo al demonio in occasione delle tentazioni: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Perché è la parola di Dio, è il Vangelo di Gesù, che ci aiuta a capire dove stiamo andando, a capire se possiamo sperare nonostante la morte, e che in questo ultimo periodo abbiamo visto molto più in maniera ravvicinata. Se è possibile pensare è che la nostra vita ha senso anche se c'è la morte. Ed è il Vangelo di oggi che da parte di Gesù ci dice proprio questo. Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. Se effettivamente vogliamo aiutare una persona a star bene in senso globale, non possiamo limitarci a dare il pane. Accanto al pane bisogna dare la parola di Gesù, perché tutti possono percepire dove stiamo andando e che cosa rende davvero la vita bella, perché purtroppo ci sono anche tante persone che hanno la pancia piena, ma poi si buttano giù dal quinto o sesto piano perché non percepiscono la bellezza e il senso della vita. Questo quindi auguro a tutti noi appartenenti alle nostre comunità cristiane, di avere una grande sensibilità per dar da mangiare, per aiutare quelle che sono in difficoltà economica. Ma non dimentichiamoci mai che anche l'annuncio della parola evangelica è un gesto di grande carità, così che la vita non sia fatta soltanto di pane, ma sia riempita anche da quella parola che dà senso e speranza alla vita.